tutti, ciao a tutte e benvenute in un nuovo video. Allora, eccoci qua con la panoramica dei nostri ingredienti. Oggi andremo a preparare la torta di mele, un classico che non tramonta mai e che sicuramente è una torta di effetto e buona, che forse rimanda anche un po' indietro nel tempo. Insomma, perché io ricordo che quando ero piccolina, insomma, l'ho mangiata parecchie volte, quindi mi ricorda un pochino i tempi andati. Allora, comunque, adesso vi dico subito gli ingredienti. Dunque, intanto io utilizzerò, aspettate che mi giro, questa teglia che è abbastanza piccolina, credo che sia intorno ai 20 cm di diametro, quindi se voi volete farla più grande aumentate le dosi e prendete, insomma, un recipiente più grande. Allora, per questa ricetta io utilizzerò 2 uova, 200 g di zucchero semolato, ma potete usare anche quello integrale o quello che preferite, poi 50 g di burro, eccoli qua, fuso, che adesso andrò a fondere. Poi 250 ml di latte, ve lo dico a voi quant'è esattamente, però io più o meno mi regolo sempre con questo bicchiere perché sono esattamente 250 su per giù. Poi mezza bustina, anzi forse anche un pochino meno di questa, di lievito di pane angeli. E poi 100 g di farina, eccoli qua, una mela e mezza, perché comunque 2 secondo me sono troppe, considerate che questa è l'altezza del mio spessore, non la voglio fare neanche troppo alta sinceramente. E poi facoltativo cannella, io ce ne metterò un pochino perché mi piace parecchio. Allora, il procedimento è semplice, dobbiamo lavorare molto bene le uova con lo zucchero e poi man mano andare ovviamente ad aggiungere tutti quanti i nostri ingredienti. Poi aggiungiamo la farina, il burro fuso e poi ovviamente le nostre mele, che adesso le andremo a tagliare, mi raccomando, sottili. La cottura sono 180 gradi, forno statico, 40 minuti abbondanti, però ovviamente regolatevi voi con il vostro forno. Allora, questi sono gli ingredienti, io vi mando un bacione a tutti, mi raccomando, lasciate un mi piace se il video vi è piaciuto, come sempre, condividete e iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!